un minuto di silenzio, anticipato l'inizio dell'opera in Piazza del Popolo a Pesaro, per un momento di ricordo per le vittime del Covid sulle note di Rossini, la Petite Messe Solennelle, l'ultimo capolavoro sacro del Cigno. Un grande riconoscimento alle centinaia di persone scomparse a causa del coronavirus, che hanno lasciato un dolore incredibile, così ha detto il sindaco Matteo Ricci sul palco che ha ospitato parte della 41esima edizione del Rossini Opera Festival. Le cose più strazianti, continua, sono stati i messaggi e le telefonate dei familiari delle vittime, che non hanno potuto nemmeno salutare i propri cari e fare loro il funerale. Noi siamo stati purtroppo travolti dal dolore. Travolti dal dolore. Tante vittime, una mortalità incredibile, tante persone che sono state male, e devo dire che questo dolore è stato molto rumoroso. Una serata dedicata alla memoria, ma anche un tributo per coloro che hanno salvato altrettante vite, garantendo il diritto alla salute, infermieri e medici straordinari. Bisogna tenere ancora alta la guardia, ma siamo consapevoli che dobbiamo rinascere. Pesaro ha scelto di farlo dalla cultura, dal cinema, dal teatro e dalla musica. Pesaro riparte dal Rossini Opera Festival. Non avremmo mai pensato di organizzare un ROF in questa maniera, con i distanziamenti sociali e di nuovo all'aperto, ma l'abbiamo fatto perché dovevamo ripartire. Una città come la nostra non poteva che farlo dalla cultura. Sarà un anno di sperimentazione, ha detto ancora Ricci, ricordando anche gli appuntamenti rossiniani invernali. Una manifestazione bellissima, con un grande programma che si snoderà tra il teatro e Piazza del Popolo. Ad assistere alla serata anteprima del festival, che inizierà ufficialmente sabato 8 agosto, anche la senatrice Liliana Segre, insieme a Ricci anche il presidente della regione Ceriscioli, il sovrintendente Rolf Palacio e il presidente e vice sindaco Daniele Vimini. Il Rossini Opera Festival ha dato questo segnale importante ieri sera e continuerà a darlo con il tenersi del festival tra Piazza del Popolo, dove siamo ora, e da questa piazza, dal Rossini Opera Festival e da Pesaro, viene con forza anche alla ripartenza della cultura italiana e anche al lavoro di tantissimi artisti, ma anche tantissimi tecnici e operatori del mondo dello spettacolo, che per tanti mesi dal famoso 28 di febbraio sono stati senza lavoro.